Sì, devo dire che è vero che io ho scritto Schmidt, il giurista del Führer, ma era in una pagina che piuttosto, devo dire, l'ho scritto un po' ironicamente rispetto al fatto che a sinistra, no, è uno scandalo, non sempre quelli che parla di Schmidt. Ad esempio, a me è capitato che hanno scritto una cosa su questo mio libro, che è Marcello. Città Ernst Jünger, no? Come se fosse, no? Una bestemmia. E quindi era più come dire, una cosa un po' provocatoria, no? Se vogliamo dire, no? Giudice del Fiore, appunto, eppure c'è utile, appunto, no? Strappare delle cose al campo nemico. Lo dico, credo, in un momento, in un altro momento del libro. Dei frammenti di verità ci sono anche nel campo del nemico, è evidente, non è che possiamo, no? Non pensare a questa cosa qui. Un'ultima questione, anche breve, è sempre per restare un po' nei pressi di Benjamin, questo avere a che fare appunto con il passato e quello quello che c'è da salvare, no? Nel passato. E che ogni volta bisogna capire, no, cosa resta un po' di incompiuto di un certo evento, di una certa vicenda storica. E questa sera, più tardi, alle 9:30, alle 21:30, c'era uno spettacolo che teatrale che si chiama 1917, nel quale vengono riportate, diciamo, appunto dal passato ad oggi le voci, insomma, dei grandi poeti della rivoluzione russa. Quindi l'ultima questione è, secondo te, che cosa rimane di veramente incompiuto di quella rivoluzione? E che quindi è sempre un po' da riprendere, un po', no? Sempre al presente come compito. Tra l'altro, nello spirito libero c'è un bel, verso la fine, una bella parte, no? Sulle tesi di aprile, no? Come testo messianico. E riprendendo un po' la novella di Kafka, no? Del messaggero dell'imperatore che sempre, no? È sempre lì che deve arrivare, no? Che viene in qualche modo. E questo è, più che appunto occuparsi di commemorazioni, di cose, è interessante questo, capire cosa, se c'è veramente qualcosa di incompiuto e come appunto noi possiamo riuscire appunto a formare, direbbe bene, questa costellazione fra due momenti. Il tempo in cui appunto nessuna continuità ormai c'è più, no? Fra oggi e il 17, quindi appunto un'interruzione così. E però giustamente Benjamin dice non deve esistere nessuna continuità, no? Per creare questa costellazione fra l'adesso e questo frammento di passato, no? Che noi diciamo, strappiamo un po' alla visione, insomma, storicista, insomma, del tempo. Beh, sì, qui riprendiamo un po' il tema che non avevo ripreso, insomma, il tema molto beniaminiano del messianico. No, tu hai citato quella bella definizione di Beniamin, no? Cioè il messia può arrivare in qualunque momento, insomma, passare per un luogo, insomma, anche ristretto, insomma, di cui non ci immaginiamo. Lì, ecco, c'è una eredità forse del pensiero cristiano secolarizzata, però con un'origine molto, molto precisa, perché insomma anche il Vangelo dice un po' la stessa cosa, no? Cioè il Messia può arrivare in qualunque momento, di giorno, di notte, insomma, al mattino, alla sera. Ma fa parte di una.
ecco, di una dimensione anche dell'impegno, ma anche della lotta, anche del conflitto, come non, che deve portare ad una convinzione e anche ad una forma di convinzione credente, no? Perché il messianico non è una categoria scientifica, no? Cioè non lo può essere, anzi è esattamente il contrario. E quindi non è dimostrabile, no? Logicamente. È qualche cosa che tu devi evocare. No? Questo c'era, insomma, nella tradizione del movimento operaio, in forme, diciamo, meno intellettuali, ma molto più popolari, no? Che si esprimeva poi nelle canzoni, negli inni, no? Dei lavoratori, nell'internazionale, eccetera, quando si diceva il sol dell'avvenire. Si formulava un pensiero messianico senza saperlo, no? cioè, anzi rifiutandolo per principio, come se fosse, ma in realtà era quella la dimensione. Ed è una cosa molto importante, perché è una cosa che aggrega, che appassiona, che chiede e realizza appartenenza, no? Cioè il mondo che si diceva nel linguaggio, insomma, appunto anche lì storico, tradizionale, oggi si dice sempre gli ultimi, vabbè, lì il movimento operaio non parlava di ultimi, no? Cioè, diceva sfruttati, no? Che era una parola molto, molto ben precisa, non parlava di oppressione genericamente, parlava di sfruttamento, no? Poi lo declinava, insomma, nei termini, no? Reali, nei meccanismi della produzione capitalistica, eccetera, no? E quindi, insomma, era un pensiero che veniva a disordinare le cose, insomma, aveva bisogno e ha bisogno ancora, credo, di queste forme dichiarata appartenenza a un ideale, come si dice. Io adesso lì c'è una cosa che però volevo discutere, insomma, un momento con te, perché è quello che nel libro non mi trova contrario, però non mi convince. Ed è tutto il discorso che tu fai sul potere destituente, no? Cioè il potere che deve essere soltanto destituente. Questa è una cosa che è molto tipica, no? Di un settore di, tra l'altro, insomma, ha solo in parte una derivazione operaista, poi insomma ha una derivazione più generale. Io non penso che possa esistere un potere solo destituente, no? Perché per quello che dicevamo prima, se devi creare appartenenza, se devi creare, produrre passione politica a livello anche di massa, non puoi dire soltanto, appunto,
distruggiamo il presente, destituiamo il presente, devi anche dire che cosa poi su quelle macerie vuoi costruire, insomma. Cioè, non capisco perché il potere destituente deve essere per forza alternativa a un potere costituente. Sono due cose che vanno insieme. Tu destituisci per costruire altro da quello che distruggi, che destituisci, no? Cioè, se non completi la cosa, non dai una dimensione che appunto chiama ad appassionarsi a questo tipo di lotta, di conflitto, eccetera. E questo è... Ho trovato strano anche nel tuo libro, quando tu dici, quando scrivi governo, lo scrivi sempre con la lettera maiuscola, no? Cioè, perché tu dici, qualunque governo è da destituire, qualunque governo è da combattere, qualunque potere quindi il nemico non è il potere, ma chi lo detiene. C'è tutto un discorso che tu fai rivolto alla rivoluzione, no? Tu sei più per la rivolta che per la rivoluzione, no? Quanto si capisce. Beh, io rovescerei la cosa, no? Cioè la rivolta è un moto limitato di lotta politica, no? Noi siamo nel 50, quest'anno è il 50° del 68, l'anno scorso era il centenario della rivoluzione d'ottobre. Io penso questo, che il 68 è stata una rivolta, il 17 è stata una rivoluzione, e la rivolta si esaurisce, insomma, abbastanza presto, insomma, nel giro di qualche anno, e non se ne è avuta più traccia, anche se ha lasciato poi, insomma, dei residui anche positivi e negativi, anche secondo me, insomma, lì bisognerebbe quest'anno, piuttosto che fare una celebrazione dell'evento, bisognerebbe fare un discorso di merito sul positivo e sul negativo del 68, su quello che ha rotto, che doveva rompersi, e quello che ha restaurato poi, insomma, nel seguito, insomma, senza volerlo, ma come conseguenza di quello. La rivoluzione del 17 intanto ha avuto un seguito che è durato 70 anni, di un esperimento che, anche se è fallito, è stato un esperimento che ha fatto storia, insomma, no? che è stato centrale a un intero secolo, il Novecento è stato su questo esperimento, no? Divisione del mondo in due grandi parti, blocchi, insomma, antagonisti, insomma, ha modificato anche il blocco avversario, perché molte trasformazioni del capitalismo sono derivate dall'irruzione del modello del socialismo, no? Anche in Unione Sovietica, insomma, quindi anche lì molte,
molte cose negative e anche tragicamente negative, però insomma quello rimane ancora. E che cos'era la Rivoluzione 17? Non so se lo spettacolo di stasera lo farà, lo ricorderà, ma non è stato l'abbattimento del governo zarista, è stata l'introduzione di un governo, appunto, allora si diceva operaio, no? Cioè la dittatura del proletariato era un fatto costituente, no? Dopo aver distrutto, insomma, le strutture di potere esistenti, si è cercato di costruire un potere nuovo. E comunque l'assalto al Palazzo d'Inverno non è soltanto destituente, ma Lenin è andato allo Smolny a costruire un altro tipo di Stato e hanno un altro tipo di società. Io invito tutti a proposito della dimensione politica, mi è capitato di parlarne molto in queste occasioni di celebrazione della rivoluzione del 17, invito tutti a leggere il Lenin post-rivoluzionario, insomma, no? Un Lenin è completamente diverso, alternativo, irriconoscibile rispetto al Lenin rivoluzionario, no? Non riconoscete più Lenin di Stato e rivoluzione nelle indicazioni di governo che Lenin dava dal 17-18 fino a quando ha potuto farlo, al 22 praticamente, perché poi insomma, la malattia l'ha portato alla morte, è stata lunga, eccetera, ma ci sono quegli anni in cui lui costruiva qualcosa di nuovo, costituiva, no, qualcosa di nuovo, e lo poteva fare perché la rivoluzione aveva creato una frattura. La rivoluzione non era stata una rivolta, era stato quello che è una rivoluzione, cioè un rovesciamento, no, del potere. Però mi rendo conto che tutta la tua argomentazione poi è molto più articolata e anche molto più raffinata, perché tra l'altro con notevoli richiami teorici e anche letterari che io apprezzo sempre molto, e quindi non si può ridurre a questa insomma, tipo di critica, insomma, che forse è anche insufficiente, però volevo sottolinearlo perché questo contribuisce. Poi noi abbiamo bisogno di scambiarci cose, pensieri, perché poi scambiandosi pensieri si trovano anche i difetti del proprio pensiero, i limiti, le cose non viste, le cose gare non viste. Bisogna avere sempre questa apertura della mente ad altro da noi, insomma, che è sempre la cosa più creativa che possiamo fare, anche la cosa più bella che possiamo fare. Posso dire qualcosa a quello che diceva adesso Mario, non tanto per, appunto, rispondere, ma per mantenere, no, questa discussione così. E ne parlavo non molto tempo fa a un seminario che organizza Paolo e lì, e che raccontavo che un po' questa idea della potenza restituente più che del potere, proprio per distinguere un po' le cose, è nato qualche anno fa un po' da delle difficoltà che avevamo
come militanti, non come politici, rispetto appunto al concetto che ci trovavamo in mano di rivoluzione e a come erano andate appunto le cose nel passato. Noi cercavamo qualcosa per appunto andare oltre, non solo alla questione appunto del governo, quanto appunto governamentalità, ma anche oltre quello che è stato, quello che ci siamo trovati appunto nelle mani, no? Come il resto della tradizione. E quindi veniva più da un certo malessere, no? che ci trovavamo di fronte a che fare, no? Cioè, proprio come pensare in una questione rivoluzionaria. Un po' questo. E quindi facevamo anche una differenza appunto tra una potenza destituente che appunto è sempre come dire, all'ordine del giorno, se vogliamo, anche se quando non è in opera, è un potere costituente che alla fine noi vedevamo che in fondo era nato sì in un evento rivoluzionario, ma anche quello della rivoluzione francese alla fine. E sono loro un po' che hanno inventato questo dispositivo. E che l'idea è un po' quella di, è una grande difficoltà evidentemente, quello di riuscire a pensare il momento, diciamo, se vuoi anche distruttivo e costruttivo insieme, allo stesso momento, e non facendo, no, le fasi prima, appunto si dice governo e poi vediamo così, perché vediamo che tutte le volte poi questa cosa sfugge dalle mani, no, dei funzionari e si trasforma in qualche cosa. Mi piaceva molto la proposta di citazione letteraria, questa cosa che diceva Heiner Müller, no, questo drammaturgo della Germania dell'Est, che diceva alla fine della rivoluzione è diventato un modo di produzione di nemici, no? Quindi andare a cercare dov'è che si blocca, no? Questo è una ricerca in corso, evidente, non è sufficiente quello che abbiamo pensato, però appunto andare a vedere dov'è che si sono bloccati alcuni di questi processi rivoluzionari. E poi anche dal fatto, dicevo appunto da Paolo Bernaglione, che c'è una cosa di Marx che sempre mi soffermo. E quando l'ideologia tedesca, prima di dare la famosa definizione, chiamiamo comunismo il movimento, no, che abolisce lo stato di cose presenti, lui dice: noi non crediamo che il comunismo sia uno stato di cose da instaurare. Ed è una frase curiosa, perché se non è qualcosa che devi instaurare, significa che in potenza, no, già c'è qualcosa. E pochi giorni fa un'amica mi ha fatto guardare una intervista del 1980 ad Althusser, in Italia tra l'altro, molto bella, e dove lui parlava di questa cosa, no, delle isole di comunismo, no, che ci sono già, cioè, in tutti i luoghi, no, siamo insieme, dove non c'è un rapporto di scambio di dominio ideologico. Lui diceva: no, nella mia cellula comunista, no, è un po' la semplificazione, sì, però questa cosa che dice Marx appunto non è uno stato di cose che pensiamo debba essere instaurato. Ho sempre trovato una cosa interessante da pensare, perché se non è qualcosa da essere instaurato, significa che è qualcosa che appunto esiste, no, come desiderio, no, probabilmente umano, no, in comune, e che il lavoro rivoluzionario in realtà è cercare di quantomeno di appunto di istituire, nel senso non tanto di distruggere, ma di, come direbbe Agamben, no? Di disattivare, no? Tutti gli ostacoli, no? Che non permettono alle diverse esperienze, se vuoi, no? Anche se vogliamo chiamarlo così, di comunismo, no? Impediscono di comunicare l'una con l'altra. Perché una delle grandi difficoltà che noi abbiamo trovato sempre negli ultimi anni è come, in un mondo che si definisce basato sulla comunicazione, in realtà la cosa più difficile è comunicare veramente le esperienze appunto una con l'altra. Un tempo appunto esisteva il partito, no? Che era anche una grande, no, circolazione di questo, adesso
molto complicato, insomma, pensarlo in questi termini. Però anche noi, come amici, abbiamo cercato anche di strappare appunto questa nozione di partito e cercare cosa potrebbe essere oggi, no, un partito, e pensavamo sempre che fosse questo, cioè uno spazio dove ci fosse la possibilità appunto di circolare, di scambiare non solo informazioni ma proprio esperienze, mezzi, strumenti, e questo è sempre qualcosa che manca sempre nei movimenti, no, negli ultimi anni, no? Quando si parla dell'organizzazione, delle cose, in realtà manca molto, perché ci si fida troppo appunto della comunicazione, no, mediatica, per cui si fanno le cose più che altro per apparire, no, sui media, mentre appunto una comunicazione interiore appunto non c'è mai. E quindi questo è un po'... E sì, poi tu dici giustamente, tu preferisci la rivolta alla rivoluzione, e forse è un gioco un po' di parole, e dicevo, la questione è che non la rivoluzione come atto di rottura profonda appunto deve esserci, ma lasciando nell'orizzonte la possibilità sempre della rivolta, perché questo è stato uno degli altri, delle altre questioni, insomma, appunto della storia del movimento operaio, che ogni volta poi sembrava come se tutto si dovesse richiudere appunto in una forma, no, istituzionale, che poi appunto abbiamo creato lo Stato, quindi appunto di apparati, beh, veramente, e non solo ideologici, insomma, che rinchiudono tutto questo. E volevo finire appunto a proposito di Lenin, perché poi Lenin è un personaggio veramente complesso. E in un libro che leggevo, mi è servito per uno di questi capitoli, non esiste in Italia, di questo Anatol Kopp, no? Questo studio sull'architettura sovietica, e raccontava un episodio che si svolge durante la guerra civile in Russia, ed è, quindi, diciamo, di notte, e a un certo punto c'è l'istituto di Accademia di Belle Arti, dove era un po' diventato un po' il quartiere generale dei giovani, diciamo, avanguardisti, non che portava avanti un po' l'avanguardia artistica, un po' di, diciamo, la left, cioè la parte di sinistra, così. E arriva nella notte, arriva Lenin, si fa portare con una macchina lì per andare a discutere con questi ragazzi. E discutono, e i ragazzi dicono, perché Lenin, ecco appunto il peso dell'educazione, della mentalità, perché loro gli dicevano, compagno Lenin, non devi vedere, devi sentire, perché, no, il futurismo, no, le avanguardie, queste sono, no, l'anima della rivoluzione. Lenin diceva, io sono un uomo che è cresciuto con Pushkin, e ho una cultura di questo genere qui, e mi sembra, non so, difficile avvicinarmi a questo. Però nella narrazione che fanno questi ricordi, insomma, su lui, e riconquilla la cosa, non lo so, può essere che avete ragione voi. e questo, diciamo, è la, ecco, appunto, la parte, no, che ritengo un po' di tutto. Questa cosa di dire, non lo so, può essere che avete ragione voi, io sono un uomo che è cresciuto appunto in una cultura, che faccio quello che ho fatto per fare rivoluzione, ma non riesco ad avvicinarmi appunto a volte a questo tipo di manifestazioni, ma non dice avi, ah, vi caccio, può essere che avete ragione voi.